want it, find it, see it, get it, be rich now or just forget it, earn it, steal it, beg it, buy it, can't stay broke, you gotta try, dream it, plan it, chance it, risk it, bring your guns, machete, ratchet, load it, lock it, pockets, drop it, ungun, long guns, automatic, have it, hold it, clench it, hide it, cops or guns and guns beside it, fence it, raid it, beat it, skate it, who get caught, them cops will jade it, early check it, stop, inspect it, look who's here, constable, back it, knob it, cough it, jeep it, truck it, put no stunt, you kick the bucket, freeze it, piece it, cock it, squeeze it, puncture brain, nobody needs it, truck it, trace it, pick it, waste it, gunshot, blow your face and space it, don't take it, keep it too long, it's not a fucking love song, eat your words, get it, be rich now or just forget it, get it. Vieni qua, non scappare, vieni. Lei, non si dice l'età di una donna, ma è nata nel 91, giovanissima, bravissima. Allora Giulia, io voglio sapere, abbiamo fatto la stessa domanda, questa trasmissione che ha cambiato e segna la vita di ogni anno di tanti ragazzi che tentano di entrare, la fortuna di entrare in questa sotto l'ala protettrice di Maria De Filippi, cosa cambia nella tua vita da quando facevi i provini e da quando, a quando sei entrata? Innanzitutto io non sono cambiata come persona, ma anzi penso di essere diventata ancora più umile di come ero prima, perché... Aspetta che c'era un applauso e lo facciamo, sì, perché lei, pensate che lei è talmente timida che io gli porgo il microfono e lei continua ad andare indietro, quindi allora dimmi, tienilo che sei più abituata a tenerlo tu. Sì, è meglio forse. È un'esperienza bellissima, io auguro veramente a tutte le persone che hanno un talento, sia per quanto riguarda danza e canto, di poter riuscire a entrare nella scuola di amici. Impegno e disciplina sono le caratteristiche fondamentali per una ballerina. Passione, direi, più che altro. Ti hanno aiutato? Tantissimo, sì, anche perché non saprei fare altro nella vita, purtroppo è così, però quello che mi riesce meglio è ballare, quindi dedico tutta la mia vita allo studio e realizzarmi sempre di più come ballerina. E la Scala di Milano? La Scala di Milano è stata una bellissima, bellissima esperienza, una scuola di vita che mi ha preparato anche per affrontare amici sicuramente. In bocca al lupo. Crepi il lupo.